Governo da una parte ed enti locali dall'altra, al centro la difficile e annosa questione dell'Ilva. Sul tavolo la vendita dell'acciaieria di Taranto al colosso ArcelorMittal, in vista della quale, secondo Comune e Regione, verrebbero sacrificati ambiente e salute. Un braccio di ferro che oggi ha iniziato a dare i primi segni di distensione dopo la visita a sorpresa del ministro Calenda al sindaco di Taranto. Era un gesto doveroso da parte mia dopo l'incomprensione dei giorni scorsi, delle settimane scorse. L'obiettivo comune è quello di lavorare per una città ambientalmente più sicura e per gli investimenti, che sono tanti, che possono arrivare. Un colloquio durato 2 ore, concluso con la riapertura di un tavolo negoziale dello Stato con gli enti locali. In cambio, il Comune ritirerà il ricorso al TAR presentato contro il decreto del Presidente del Consiglio sul nuovo piano ambientale per l'Ilva. Registriamo anche che c'è la volontà di accogliere quasi per intero l'ordine del giorno che noi già in diversi passaggi formali abbiamo segnalato al Ministro. E quindi la trattativa riparte con un peso specifico degli enti locali, tutto nuovo, insomma, da protagonisti. Si parlerà infatti della valutazione del danno sanitario, ovvero di quanto l'Ilva sia ancora un rischio per la salute della popolazione, anche a fronte degli investimenti e delle bonifiche fatte. Verrà poi discusso il piano ambientale, la copertura dei parchi minerali, l'utilizzo dei 30 milioni stanziati per il sostegno alle aree disagiate di Taranto e ancora le bonifiche dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva, l'apertura di un centro di ricerca e provvedimenti a favore dell'indotto. Parallelamente al tavolo istituzionale ripartirà anche la trattativa sindacale sugli aspetti occupazionali, trattative che lo stesso ministro Calenda aveva bloccato dopo il ricorso al TAR presentato dagli enti locali.